La televisione sta cambiando in tutta Europa, è quindi necessario risintonizzare il televisore o il decoder HD. Cerca nel menu del tuo telecomando la voce impostazioni e seleziona la voce canali, poi sintonizzazione canali e attendi la risintonizzazione. La risintonizzazione è conclusa e puoi ora goderti la tua nuova TV digitale. Ricorda che dal 28 aprile Telemia si trasferirà sul canale 76 del digitale terrestre. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. Questo programma è presentato da Buonasera telespettatori di Telemia, canale 76 su digitale terrestre, benvenuti alla trasmissione 60 News. Stasera parleremo di jazz e scuola. Con me in studio ho l'onore di avere il direttore artistico del Festival Jazz di Roccella Ionica. Lo presento e poi presento anche l'ospite in collegamento. Abbiamo il dottor Vincenzo Stagliano, che è laureato all'Istituto Universitario Orientale di Napoli e nel corso degli anni è stato molto attivo come promotore musicale e cinematografico e teatrale. Ha lavorato soprattutto per conto dell'Associazione Culturale Ionica Onolus, all'Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale del Mezzogiorno e anche del Comune di Roccella Ionica. Per gli stessi enti ha organizzato convegni e mostre e ha anche elaborato numerosi progetti di carattere didattico-formativo. Collabora con il Festival Internazionale Jazz sul Rumore Mediterraneo sin dall'esordio dell'evento nel 1981, che quest'anno ricorre il 42esimo anno del Festival Jazz di Roccella Ionica. Benvenuto dottore, grazie per aver accettato il nostro invito e in collegamento abbiamo il maestro docente al Conservatorio di Napoli, il professor Carlo Morbile, che è compositore, direttore di corso e pianista. Infatti compositore e direttore ha compiuto la sua formazione con Bruno Mazzotta e successivamente con Franco Donatoni presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma. Ha composto la musica per il film con Ennio Morricone. Benvenuto professore Carlo Morbile per aver accettato l'invito. Più tardi ci raggiungerà il professore Cosimo Ascioti, trombista della scuola di Reggio Calabria, del Cilea, del Teatro Cilea, ma passerei la parola al dottor Stagliano, direttore del Festival Jazz, per non solo per parlarci che ha composto, ha pubblicato numerosi libri, l'ultimo veramente meraviglioso, ma come abbiamo detto con il dottore parlerà lui personalmente e accennerà qualcosa, ma io ho voluto stasera dare un titolo: Jazz e scuola. Perché jazz e scuola? Il jazz deve essere una congiunzione, un anello di congiunzione tra la musica, perché la musica è scuola, è vita, è arte, è cultura. Quindi chi meglio di lui, del nostro direttore, può parlare non solo dei jazz. Infatti ricordo ai telespettatori che in queste sere si sta svolgendo la 42esima edizione del Festival Jazz. Si concluderà domenica 17 luglio con il concerto finale di Alexi Britti. Ma passo la parola al dottor Stagliano e non mi prolungo più, taccio. Buonasera e grazie per l'invito. Mi permetto di precisare che ci saranno altri due giorni di festival, però non al Teatro a Castello, ma al Largo Colonne, o
meglio sul waterfront sicignosito, quindi sul lungomare di fatto, il 18 e 19. Ci saranno altri due concerti serali con dei musicisti stranieri. Uno proviene dall'Albania, l'altro dalla Macedonia del Nord. Quindi voglio dire, ci sarà questa specie di coda che era legata al progetto del campus scolastico proprio, perché noi abbiamo ideato questo campus per questa edizione per portare studenti a Roccella, studenti soprattutto che amano il jazz, e quindi il rapporto con la scuola è importante, perché noi nel passato abbiamo fatto sempre i seminari, poi a un certo punto siamo stati costretti ad abbandonarli per ragione di ricettività, perché molti studenti si iscrivevano ai corsi, poi non riuscivano a trovare una sistemazione in albergo e questo limitava il successo stesso dei corsi. Mi piace sottolineare, visto che lei ha citato il concerto di Alex Britt di domenica, il concerto di chiusura a Terra Castello, perché di fatto una sessione del festival si chiuderà a Terra Castello con Alex Britt. Lui veniva a frequentare i corsi e io l'ho scoperto grazie a Telemia, che una volta lo ha intervistato a Sanremo e gli ha chiesto: ma di dove siete? E gli operatori di Telemia hanno detto: ah, siamo di Roccella. E dice: sì, io venivo a frequentare i seminari a Roccella. Quindi lui adesso però torna da Star, e questo è molto bello, come è tornato anche da musicista di primo piano. Ieri sera il cantante della Mad Free Orchestra, che ha i nonni roccellesi, originari di Roccella, veniva al festival. Queste sono cose molto belle che dimostrano anche l'attenzione, l'affetto che c'è nei confronti del festival. Quindi per noi la scuola e la formazione sono stati fondamentali. Noi quest'anno abbiamo ripreso questo progetto della didattica e della formazione, come dicevo prima l'abbiamo denominato International Jazz Campus, perché abbiamo invitato anche degli studenti stranieri a partecipare. Noi abbiamo una partnership con tre scuole, una albanese, una macedone e una inglese. Purtroppo per ragione di trasporto, e poi voglio dire, con gli alunni, con gli studenti è sempre complicato fare le cose per ragioni di età e tutto il resto, di responsabilità, quest'anno si è ridotta un po' la presenza, ma avremo due presenze importanti, giorno 18 e giorno 19. Io ieri sera, ascoltando il concerto al teatro Castello, il jazzista a un certo punto, dicendo la sua storia, che oltre 20 anni metà roccellese e metà campano, ha detto un fatto veramente che mi sono commosso, quando ha raccontato che da ragazzo si arrampicava dietro il castello per ascoltare il Festival Jazz, e di lì è nata l'amore. E io subito ho avuto in mente una cosa, direttore, che la possiamo lanciare, può essere un'idea. A Roccella c'è il liceo, anche nei comuni limitrofi, però secondo me manca la sezione musicale, ecco. Si potrebbe anche proporre all'amministrazione comunale, insieme al MIUR, al CSA, al provotorato regionale, aprire proprio una sezione di liceo musicale proprio a Roccella, visto che è la patria. Dopo quello, anzi prima quello di Perugia, insieme al Roccella Ionica, sono due festival jazz internazionali che in Italia non c'è uguale.
Ecco, questa era una mia proposta, una mia idea, mentre sentivo ieri sera il musicista parlare delle sue origini roccellese. Secondo lei è fattibile un'idea del genere? Infatti io stasera la trasmissione l'ho intitolata Jazz e Scuola. Jazz e Scuola, si può, secondo lei, direttore, poi la lascio che so che ha altri impegni, il direttore ricorda anche ai telespettatori che ha scritto un bellissimo libro, l'ultimo proprio, ecco, quello meraviglioso, di Vincenzo Staiano, Sold, quel il diavolo di Scott Lofaro, che era calabrese, che era un musicista, gestista, che nelle prime ore di giovedì 6 luglio del 1961 l'hanno trovato morto lungo la strada di una notte d'estate a un giovane che vicino a Genova, a 300 miglia da New York. Di lì, ecco, eccolo qua, infatti ringrazio il regista che l'ha messo in sovrapposizione. È un libro veramente che invito i telespettatori di andarlo a leggere per capire che cos'è il jazz. Io da questo libro, dopo questa lettura, ero già innamorato del festival, ma mi sono ancora di più avvicinato a questo mondo particolare. Direttore, l'ultima battuta, che so che lei deve andare via, perché stasera c'è la terza serata del Festival Jazz, domani sera, ecco, continua ancora e poi si concluderà al Castello domenica e poi continuerà il 18 e il 19 nel lungomare Sisino Zito. Sì, sono due le domande, cercherò di rispondere velocemente. Riguardo alla scuola, io credo che sia una bellissima idea. Noi a Roccella di fatto abbiamo organizzato delle lezioni sin dagli inizi del festival. Come dicevo prima, c'erano i seminari e anche durante l'inverno organizzavamo dei corsi. Avevamo una sede, si chiamava Villa Ligastro, però facevamo anche degli interventi nelle scuole. Avevamo le cosiddette lezioni di musica che coinvolgevano tutte le scuole medie della zona, tutte quelle che avevano un indirizzo musicale. Adesso credo che ce l'abbiano tutti, un po', sì. Ho perso un po' il senso della scuola, però credo che tutte le scuole abbiano l'indirizzo musicale. Certo che l'idea di fare un liceo a indirizzo musicale oppure di introdurre l'indirizzo musicale in un liceo è una bellissima idea, condivido e spero che qualcuno ci ascolti e avvii le procedure per fare una cosa del genere. Io stesso suggerirò la cosa al sindaco di Roccella Vittorio Zito per vedere se c'è la possibilità di introdurre questa novità nel nostro liceo, ma poi non è necessario che si faccia proprio a Roccella, si potrebbe fare a Gioiosa dove c'è un altro liceo, a Locri, ma credo che Roccella sia ormai la città della musica. Se consideriamo che quest'estate ci saranno non meno di 30 concerti, allora uno può pensare che Roccella è ormai la capitale italiana della musica. Non credo che ci sia località italiane in estate che abbia un tal numero di concerti, veramente strepitoso. Quindi questa idea del liceo secondo me è utile e va portata avanti. Ma riguardo il libro, che cosa posso dire? Io ormai sono 7 mesi che è stato pubblicato, sta avendo un certo successo, ho avuto un'attenzione particolare che in un certo senso mi inorgoglisce, è stato recensito dal Corriere della Sera, sono stato invitato da un'università di Milano che l'ho presentato nel corso di un master in editoria, credo che sia una grande soddisfazione. Erano 2 libri presentati, il mio e quello di uno dei più grandi storici del jazz che abbiamo in Italia, era Enrico Polillo, cioè parla del suo periodo, il figlio che racconta le foto che ha scattato insieme al grande professor Luca Cerchiari, che è uno dei massimi esperti di jazz che abbiamo in Italia e che mi ha invitato in quell'occasione. Quindi adesso io credo che
tra qualche settimana sarà presentato anche in Calabria, in alcune località, è stato presentato all'Università di Reggio Calabria, all'Università Dante Alighieri, poi credo abbiamo in programma Siderno e altri due comuni, sto aspettando la conferma. Credo che sia un libro importante perché è il risultato di uno studio molto lungo e approfondito, diciamo un lavoro che mi ha costato veramente tanta fatica. Io ringrazio il direttore del Festival Jazz Roccella Ionica, il dottor Vincenzo Stagliano, per essere intervenuto con tanti impegni che lo legano. Infatti, ecco, ripeto ai telespettatori, stasera, domani e dopodomani il festival continua anche il 18 e il 19. Ringrazio il dottore per essere intervenuto e ringraziamo anche il sindaco di Roccella Ionica, il dottor Vittorio Zito, per la sua grande sensibilità, per la sua grande partecipazione, non solo culturale, come diceva il dottor Stagliano, che è diventata, grazie all'amministrazione comunale, grazie al direttore artistico, la capitale della musica. E per questo noi invitiamo e lanciamo questa idea creare un liceo musicale, anzi indirizzo di liceo musicale a Roccella Ionica. La ringrazio, dottore, per essere intervenuto. Proseguiamo con l'ospite in collegamento, il professore Carlo Morvile. Buonasera professore, grazie per essere intervenuto. So che anche lei, con tanti impegni in questo periodo concertistici, ci ha onorato della sua presenza. Come dicevo ai telespettatori, il professore Carlo Morvile è compositore, direttore di corso e pianista. Ha curato anche la musica del film di Ennio Morricone. Si è formato all'Accademia Nazionale Santa Cecilia in Roma. Insegna pianoforte, il primo professore di pianoforte del Conservatorio di Napoli. Se ho detto e ho sbagliato, mi corregga lei, professore. Allora, ci sono un po' di notizie un po' strane. Allora, io insegno direzione di coro, non insegno pianoforte. Sono diplomato in pianoforte, insomma, ma insegno direzione di coro e composizione corale. E praticamente sì, per quanto riguarda con Ennio Morricone io ho fatto l'Accademia Grigiana lì a Siena, insomma, e diciamo questo è più o meno quello di cui io mi interesso. Sono nel Conservatorio di Napoli, nel consiglio accademico del Conservatorio, e niente, insomma, quindi voglio dire, mi interesso un po' di tutte quelle che sono le problematiche afferenti alla didattica, diciamo, dell'istituzione in generale e della scuola, diciamo, in maniera più larga e più estesa. Sul discorso del jazz, bisogna dire che il jazz, fino a diversi anni fa, quando nell'istruzione musicale italiana c'era il vecchio ordinamento, era un corso post diploma. Questo corso praticamente post diploma, diciamo, partiva dal presupposto che diciamo, il musicista si dovesse formare in maniera, diciamo, prima classica e poi dovesse avere un'evoluzione verso il jazz. Questo è, diciamo, una cosa non sempre diciamo corretta da un punto di vista di approccio, perché sicuramente, ecco, nell'ambito della classicità noi abbiamo avuto uno sviluppo strumentale molto molto grosso, per cui per il musicista jazz è importante, diciamo, avere quel tipo di retroterra, sicuramente. E faccio un esempio, Stefano Bollani, ecco, uno dei, diciamo, degli artisti che va per la maggiore in campo jazzistico, almeno in Italia, è una persona che ha fatto i suoi studi, diciamo, prima classici, insomma, e poi dopo diciamo, approfondito gli studi jazz. Quando poi nel 99 è andato in vigore la riforma,
Diciamo che il jazz è diventato un dipartimento a sé, ma diciamo che la riforma ha coinvolto un attimo tutto il settore musicale, per cui mentre prima noi avevamo i conservatori che facevano, diciamo, un arco di formazione che andava praticamente dalla scuola elementare fino alla laurea, oggi abbiamo un'educazione musicale, diciamo, molto più frammentata, molto più divisa. E in pratica in conservatorio ci si accede soltanto dopo la scuola superiore. Il problema oggi del jazz è che praticamente noi abbiamo questa formazione che parte dai 18 anni in su, ma sotto ancora non c'è nulla, cioè ancora si deve formare, diciamo, questo retroterra che sarebbe importante per la formazione jazzistica, perché appunto, come dicevo, la formazione jazzistica parte da presupposti un attimo diversi. Io non voglio entrare in particolari magari troppo tecnici che magari possono annoiare chi ci ascolta, però diciamo è nella classicità si parla una lingua antica, insomma, in qualche maniera. E nel jazz si parla una lingua semi-moderna. Dico semi-moderna perché poi anche, diciamo, il jazz è stato un linguaggio che è stato metabolizzato, insomma, e che poi ha generato sicuramente tutta una serie di situazioni. E quindi il problema oggi è che in questo ambito noi non abbiamo filiera musicale, cioè nella scuola media ci si studia lo strumento, ma non si studia lo strumento jazz, così come non si studia ancora al liceo musicale. Sono situazioni che, diciamo, in termini ministeriali stanno cominciando ad essere considerate, ma non sono ancora situazioni, diciamo, che vanno diciamo, a regime, non sono ancora a regime. Il problema oggi è quello di mettere queste situazioni a regime, perché ovviamente è impensabile che un giovane possa cominciare il suo percorso musicale a 18 anni. A 18 anni, diciamo, il musicista deve essere già formato, e quindi va costruita la filiera sicuramente anche per i jazzisti, quindi per fare in modo che ci sia questo percorso. Oltretutto, diciamo, parliamo anche di un livello lavorativo. Oggi un giovane che fa il conservatorio e che quindi consegue un diploma, per esempio, in canto jazz, in tromba jazz, quello che sia, non trova il corrispettivo per poter, diciamo, andare a insegnare, mentre invece, diciamo, ecco, il suo collega che studia canto lirico trova il suo corrispettivo nel liceo musicale. Ecco, quindi, diciamo, c'è un problema oggi di allineamento sicuramente che va fatto nell'ambito dei vertici ministeriali. Ho lanciato l'idea insieme al direttore artistico del Festival Jazz di Roccella Ionica, che manca nelle scuole del territorio l'indirizzo del liceo musicale. Ecco, abbiamo lanciato questa proposta per parlare con l'amministrazione comunale, per parlare con il MIUR, per aprire una sezione del liceo musicale. Quello che ha detto lei, professore, e condivido pienamente, ha fatto, ecco, un'analisi e una congiunzione. I ragazzi dopo la scuola media, infatti in alcune scuole, e qua in studio lo ringrazio che è arrivato il professore Cosimo Asciotto, che è anche il professore di trombettista e docente di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado di Gerace, già musicista aggiunto presso il Teatro dell'Opera di Roma e del Teatro di San Carlo di Napoli. Io lo ringrazio, infatti il titolo di stasera è Jazz e scuola. Il professor Carlo Morbile ha fatto, ecco, un'analisi scolastica più che condivisibile, dove i licei, come sto presentando il professor Cosimo, che insegna alla scuola media di primo grado di Gerace, sezione musicale,
ma manca questa congiunzione dalla scuola dell'obbligo con i licei. Aprire una sezione musicale per dare la possibilità a tanti giovani che escono dalla scuola media inferiore per poter proseguire con il liceo e poi, perché no, anche al conservatorio. Io do il benvenuto al professor Cosimo Ascioti, che poi alla fine ci delizierà con un suo repertorio musicale, con qualche brano, per concludere poi con la trasmissione. Professore, come diceva anche il professore Carlo Morbile, in collegamento da Roma, dal conservatorio, bisogna insistere e puntare sulla scuola, sulla scuola della musica. Oggi la musica è cultura, è arte. Ecco, non ci dimentichiamo che il più grande musicista di tutti i tempi, a livello mondiale, è stato Mozart. Prego, professore. Buonasera, vi ringrazio dell'invito. Concordo pienamente con quanto detto prima a livello dell'insegnamento del jazz nella scuola statale. Io insegno appunto nella scuola statale e vedo, diciamo, che il jazz appunto è un po' penalizzato, perché mentre tutti gli altri strumenti dell'orchestra vengono studiati, per esempio al liceo musicale, io ho insegnato anche al liceo musicale di Cinque Fronti in provincia di Reggio Calabria per 5 anni, e là veniva appunto studiato solo il repertorio orchestrale e gli strumenti dell'orchestra classica, non veniva studiato per esempio il jazz. Per cui io penso che è una materia che dovrà essere prima o poi oggetto di studio nella scuola statale, si dovranno fare delle riforme in tal senso e dare la possibilità anche a chi vuole studiare jazz di fare un vero e proprio percorso scolastico, perché al momento purtroppo il jazz è visto sempre come un genere di nicchia, un genere per pochi, ecco. Nella nostra zona ancora peggio purtroppo, nella nostra zona fortunatamente c'è il Festival Jazz di Roccella, che ha ispirato tanti giovani, anche me stesso, cioè quando ero ragazzo che non avevo molti impegni. Ora purtroppo non posso seguire per impegni che ho io musicali, tipo spesso sono fuori e non riesco a seguire il Festival Jazz di Roccella, ma ricordo quando ero ragazzo ero sempre presente e anche io mi sono ispirato a tanti musicisti che ho visto esibirsi in questo importante festival della nostra zona. E in verità una volta avevamo tentato di aprire un indirizzo musicale a Roccella, proprio all'Istituto Comprensivo di Roccella, ma purtroppo non è stato portato avanti, non è stato approvato, per cui abbiamo tentato più di una volta e poi ci siamo fermati. Io spero che questa trasmissione sia un messaggio in una bottiglia che prima o poi qualcuno leggerà e qualcuno vedrà e capirà che nella nostra zona, con un bacino d'utenza così grande, dove ci sono tante realtà musicali, bandistiche, tante scuole di indirizzo musicale, serva proprio l'anello di congiunzione per i conservatori, che è appunto il liceo musicale. Per cui sarebbe veramente auspicabile che nella nostra zona ionica venisse aperto un liceo musicale. Io bene o male conosco i problemi della zona, perché io sono un musicista di quelli che poi è tornato. Io sono partito, ho fatto un'esperienza di 12-13 anni in giro per l'Italia, facendo anche il musicista di professione presso teatri d'opera tipo l'Opera di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, e poi ho fatto il pensiero di rientrare nella mia terra per cercare di elevare diciamo il livello culturale di questa zona, perché fuori potevo essere un musicista come tanti, mentre in questa zona c'è bisogno di gente, e voglio essere un po' presuntuoso, di gente come me, che torna e cerca di piantare dei semi che prima o poi, secondo me, cresceranno, dei semi positivi che prima o poi cresceranno. Ci vogliono elementi come me che incidono sul territorio, io credo in questa cosa. Infatti io abito a Gerace e là appunto ci sono, all'inizio ero il secondo studente di conservatorio, poi piano piano, diciamo seguendo il mio percorso, ora siamo una ventina di docenti di musica e di musicisti in un paese piccolo come Gerace. Tornando al jazz, niente, è un linguaggio che nasce in America, come sappiamo, nasce dagli umili, nasce dagli schiavi neri che iniziano a scandire questi ritmi durante il lavoro duro dei campi,
E da qua questo genere poi invade tutto il mondo. Oramai Festival Jazz, a parte questo di Roccella che è molto importante come dicevamo prima, però ci sono un po' in tutto il mondo, assieme a grandi musicisti, ovviamente a grandi jazzisti, Charlie Parker, Satchmo, ma molti altri, Chet Baker, ma molti altri. E cosa possiamo dire altro? Il jazz è praticamente il paradigma della vita, penso io, perché nel jazz viene usato la tecnica aleatoria. In realtà noi nella vita utilizziamo la tecnica aleatoria, che è praticamente l'improvvisazione. Il musicista jazz non farà mai lo stesso concerto in due piazze diverse, ma in ogni piazza improvviserà, appunto, utilizzando la tecnica aleatoria ed esprimendo quello che sente, le sue emozioni, le sue sensazioni, improvvisando. Anche noi durante la giornata, facendo un paragone con la vita normale e facendo un paragone per i non addetti ai lavori, diciamo anche noi improvvisiamo ogni giorno, ci alziamo la mattina e affrontiamo con coraggio e con determinazione quello che ci viene diciamo proposto durante la giornata e cerchiamo di superare ogni ostacolo. E lo stesso il jazzista. Grazie al professore Cosimo. Professore Morbile. Eccomi qua. Allora, ecco, che bello stasera parlare di un argomento che l'ho voluto a tutti i costi che si parlasse in televisione, jazz e scuola. Infatti, come dicevo all'inizio di trasmissione, che abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere il direttore artistico del Festival Jazz Roccella Ionica, che da 42 anni che esiste il festival, che è nato nel 1981 addirittura, quando non si sapeva che cosa fosse veramente il jazz in zona. Qualcuno ai primi anni pensavano che stavano, ecco, accordando gli strumenti, invece stavano facendo il concerto. Quindi ecco, la musica sconosciuta, questo mondo, come ha detto il professor Cosimo Ascioti, è partito da solo di un comune di Gerace a studiare musica. Oggi sono più di 20, di 20 persone a aver conseguito il diploma del conservatorio come musicista. Lei, che da tanti anni, che oltre che docente è anche un grande musicista, ha composto tanti brani musicali che ho avuto l'onore e il piacere di ascoltarli. Per avvicinare il giovane dell'età, ecco, delle scuola dell'obbligo, come lo possiamo e come possiamo consigliare, ecco, il mondo e la platea scolastica? Allora, diciamo che in Italia il problema è che siamo un po' dietro nell'inquadrare la cosa. Siamo stati per molti anni, diciamo, ingessati in una struttura che era quella del conservatorio, che faceva veramente un po' di tutto. Cioè, quindi voglio dire, prendeva il bambino da piccolo, lo istruiva con l'ottica del maestro unico. In una cosa che, voglio dire, per molti versi funzionava, ma che poi con l'andare del tempo, insomma, è chiaro che ha mostrato le sue difficoltà. E soprattutto in Italia non ci si rende conto di una cosa, ma queste sono cose, voglio dire, soprattutto scientifiche, che sono molto importanti. Come dice il compianto Oliver Sacks, neurologo, ci sono bambini che nascono con l'orecchio assoluto, ma la possibilità che lo sviluppino è più o meno fino agli 8 anni. Superati gli 8 anni di età è una caratteristica che si può perdere, e teniamo presente che questa caratteristica va su una casistica di un caso ogni 10.000, cioè un caso ogni 10.000 ha questo, diciamo, questo tipo di caratteristica, un bambino ha questo tipo di caratteristica, cioè l'orecchio assoluto, tanto per, insomma, non stare in una dizione troppo tecnica, è una qualità che consente al musicista di poter distinguere perfettamente tutta una serie di frequenze, di timbri e quant'altro,
cosa che spesso invece ad altre persone è impedita diciamo è a un livello molto più basso, che quindi non consente di praticare, diciamo, la professione musicale. Quindi il problema è questo: in Italia soprattutto c'è poco lavoro in quello che dovrebbe essere la scuola primaria, ma anche proprio la scuola dell'infanzia, perché per esempio il metodo Suzuki, ecco, tanto per citarne uno, è un metodo che funziona molto molto bene, ma che viene praticato con bambini che partono dai 3 ai 4 anni. È vero che, voglio dire, l'indole italica è diversa dall'indole orientale. L'indole orientale sono tutti quanti molto più militari, tra virgolette, ecco, se possiamo dire così. Insomma, i nostri bambini sono forse un po' più ribelli, ma perché forse lo sono anche tutto sommato i genitori, insomma. Certo. Quindi, però, diciamo che il problema andrebbe affrontato lì, andrebbe affrontato in quel senso là, andrebbe affrontato sotto due aspetti: sia un aspetto di formazione, sia un aspetto di mercato. Io questo l'ho vissuto, diciamo, proprio io in prima persona, quando ero studente all'epoca, c'era una grossa platea di studenti, per cui diciamo i talenti si intercettavano meglio di come invece si intercettano oggi. Oggi si fa parecchia fatica di intercettare talenti, perché ovviamente i numeri sono più bassi e, diciamo, quando si va sull'indice di un calcolo statistico c'è poco da fare. Cioè, se io intercetto 100.000 ragazzi, è chiaro che io su questi 100.000 ragazzi 1.000 talenti li trovo, ma se io intercetto 10.000 ragazzi e forse ne intercetto 100 di talenti. Poi ovviamente la musica, insomma, diciamo, non è allettante in Italia come mercato, perché per esempio, se noi andiamo a vedere il contratto dei lavoratori dei lirici, è un brutto contratto, insomma, è un contratto, voglio dire, quasi mortificante per una persona che ha studiato tanti anni, insomma. Il jazz non è messo meglio sotto questi aspetti, insomma, che, lasciando stare le stelle di prima grandezza di cui abbiamo accennato prima, la stragrande maggioranza, diciamo, fa i locali per poco, insomma. Quindi manca un effettivo supporto da parte, diciamo, delle istituzioni a quello che è l'arte e a quello che è la cultura. Ma questo purtroppo è un gap culturale che, diciamo, è un po' tipico della sì, politica italiana, perché la politica italiana sostanzialmente è fatta da coloro che hanno fatto il liceo classico, cioè che hanno una formazione di tipo classico, e quindi ovviamente l'aspetto musicale viene tenuto poco in considerazione. Consideriamo che spesso, per esempio, un ragazzo musicista all'inizio della sua carriera si sente dire spesso, dice: tu che fai, suoni? Dice: no, ma che lavoro fai veramente? Insomma, cioè, voglio certo dire, questo è un gap culturale molto molto grosso. Ma, infatti, signora, che invece la musica ha un suo retroterra molto molto forte, e se noi consideriamo, ecco, facciamo un discorso, diciamo, un po' più ampio, che la musica è vibrazione. Se l'uomo è vibrazione, come i recenti studi, no, di fisica dimostrano, che tutto è vibrazione, beh, quindi la musica è una chiave di volta non solo, diciamo, materiale, ma anche una chiave di volta dello spirito. Infatti io ho fatto una mia considerazione: perché oggi ci sono meno talenti? In cerca su 100 talenti, come lei diceva, professore, può darsi che possono uscire, cioè su 100 allievi possono uscire 10 talenti, ma secondo me oggi i mass media ci hanno un po' hanno rovinato le famiglie, perché tutti vogliono che i figli, i maschi, diventino i Maradona di turno, e quindi vanno tutti a scuola di calcio, oppure guardando il Grande Fratello, oppure guardando altri tipi di trasmissioni, pensano che le figlie
donne diventano come Abelenne, come la Gregorarci che è qua vicino a noi di Soverato, e quindi non vanno a fare questo tipo di discorso, ma questo colpono anche le famiglie, è un fatto, un handicap, come lei diceva, culturale, mentale, delle proprie famiglie, perché ecco, oggi si tende poco a questo tipo di cultura. Perché vogliono, ecco, che i figli diventando famosi diventano anche ricchi. Prima, ecco, di passare la parola al professore Cosimo, che ci delezzerà di un suo brano, ma prima di sentire la sua musica, la sua deliziosa, vorrei che lui ci spiegasse ai telespettatori che ha due trombe sulla scrivania. Ecco, che cosa sono, li sta montando sicuramente? No, sono due strumenti distinti e separati. Se vuole spiegare ai telespettatori che differenza c'è tra l'una e l'altra e come si chiamano, ecco, per invogliare anche i giovani che ci stanno sicuramente, me lo auguro, che ci stanno ascoltando, che si invogliano, ecco, che cominciano a frequentare questi tipi di scuole. Allora, questi due sono due della serie di strumenti che un trombettista di solito deve possedere. Io ne posseggo 8 per l'esattezza, ognuno in una tonalità diversa. E, durante la storia questi strumenti hanno avuto un'evoluzione, sono partiti senza i pistoni, che sarebbero questi, e piano piano sono stati inseriti questi pistoni qua. Questi strumenti sono strumenti che di per sé non suonano. Se noi andiamo a vedere, se io soffio solamente, magari le persone potrebbero pensare che soffiando suona questo strumento, invece non è esattamente così. Se vedete, non suona assolutamente. Questi strumenti, o gli ottoni, che fanno parte della famiglia degli ottoni, suonano emettendo una vibrazione con il labbro nell'imboccatura, che è questa, praticamente facendo quella che comunemente chiamiamo una pernacchia, che ora è meglio non fare per non, diciamo, provocare malumore. Però il suono si ottiene appunto facendo una pernacchia. Ecco, e soffiandoci dentro. Questa è la tromba base, la tromba normale, quella che tutti i trombettisti suonano, che noi siamo abituati a vedere solitamente in televisione. Mentre quest'altro strumento viene chiamato trombino o tromba piccola, ed è in due tonalità. Questa che vedete è in si bemolle, poi allungando questo canneggio diventa in la. Per cui per noi trombettisti dobbiamo saper leggere, diciamo che suoniamo degli strumenti cosiddetti traspositori, cioè dobbiamo suonare in tutte le chiavi, in tutte e 7 le chiavi. Praticamente, appunto, si chiamano strumenti traspositori. E proprio la tromba viene utilizzata molto nel jazz. Ricordiamo il più famoso trombettista jazz, che è Louis Armstrong, no? Che suonava questo brano, se ve lo ricordate. Faceva in questo modo, e come avete visto nella seconda parte ho accennato a un'improvvisazione. L'improvvisazione è appunto suonare in base a una tonalità quello che la persona sente, quello che il jazzista sente. Oltre a questi strumenti, appunto, ne abbiamo altri tagliati in altre tonalità, però come dicevamo prima, quella più utilizzata è questa tromba qua, che è la tromba in si bemolle. Anche per questa tromba c'è un corso regolare di studi in conservatorio, nei conservatori musicali statali. Attualmente c'è un triennio più un biennio, e si esce con una regolare laurea con la quale si può insegnare nelle scuole. Questo strumento trova impiego un po' in tutte le, i
di generi musicali, dalla musica classica alla musica barocca, al jazz, alla musica leggera, diciamo è impiegata in quasi tutti i generi musicali. Richiede appunto un grande sacrificio, studiare questo strumento richiede molto studio. Cioè, io da quando avevo 14 anni, che praticamente anche ora che ho vari impegni durante la giornata, devo trovare il mio tempo per studiare questo strumento, perché appunto io credo che la vita di un musicista, oltre che la musica, oltre che essere una passione, io credo che è una filosofia, diventa una filosofia di vita. Noi siamo cresciuti con questi strumenti, questi strumenti ad un certo punto della nostra vita diventano parte di noi stessi, cioè noi i musicisti in genere ci esprimiamo attraverso questi strumenti. Chi ci vuole conoscere veramente bene, secondo me, deve ascoltare come ci esprimiamo attraverso quello, il linguaggio che sappiamo fare, che sappiamo utilizzare di più noi, che è quello della musica. Spero di essermi fatto capire anche da voi. Diciamo, mi ha fatto piacere essere presente qua in questa serata. Noi ringraziamo lei, professore, ma prima della conclusione della trasmissione sicuramente ci farà ascoltare un piccolo brano anche improvvisato con l'altro strumento. Professore Carlo Morbile, professore, come diceva il suo collega professor Cosimo Ascioti, la musica diventa filosofia di vita. Lo strumento è parte integrante del corpo, perché ecco, senza poi lo strumento, un vero musicista senza lo strumento ecco, non va da nessuna parte, ecco, è un oggetto che poi diventa ecco, parte di se stesso. Ma si può, secondo lei, professore, questa filosofia di vita che la musica trasformarla in bellezza? Beh, sicuramente sì, insomma, la musica è bellezza. Io voglio dire, non vorrei essere autoreferenziale, cioè nel senso che ho scritto qualche anno fa un libro che è un manuale romanzo di armonia, si chiama Harmonville, e questo manuale romanzo viene detto che appunto la musica è vita e la vita è musica. Bello. Cioè sono la musica è una metafora sintetica, diciamo, di quello che è la vita, e questo è importante nella formazione della persona, perché non è detto che le cose si debbano sempre dire in forme dirette. La musica, appunto, mettendo in moto le vibrazioni, mette in moto l'animo. C'è un termine che spesso viene usato, anche, voglio dire, le persone non musiciste lo conoscono, no? Che è feeling. Il feeling è un qualche cosa di particolare, è una sintonia, è un'energia che si attiva fra chi produce l'evento musicale e chi lo riceve. Ecco, se questa energia si attiva fra la sorgente, cioè quindi il musicista, e il ricevente, l'ascoltatore, ecco, si crea un momento che è quasi magico, dove passano tante più cose che, voglio dire, alle volte con le parole non si possono dire. La bellezza della musica è proprio questa, che è un linguaggio universale. Insomma, io posso andare in Inghilterra, non capire l'inglese, non andare in Germania, non capire il tedesco, però sicuramente di fronte a un brano musicale io capirò sempre quello che c'è, insomma, no? Io cito alle volte una simpatica cosa di una nostra collaboratrice, insomma, quindi diciamo un coadiutore, quindi non un addetto ai lavori, no? Che lei dice sempre, voi maestri valutate le cose da un punto di vista tecnico, io invece le valuto dal punto di vista di quello che è proprio il mio cuore, il mio sentimento, quello che io ricevo in quel momento. Ecco, la musica è in grado di muovere queste emozioni, di muovere queste sensazioni, è un mezzo di una potenza
inaudita, insomma, e questa è proprio la bellezza, diciamo, della musica. Prima di concludere, di passare ai saluti, passo la parola al professore Cosimo Ascioti, che ecco, ci delizierà, ecco, brevemente, velocemente, in un minuto, una sua improvvisazione con l'altro strumento musicale. Allora, questo appunto è la tromba piccola, non è predisposta molto per fare jazz, non viene utilizzata molto nel jazz, però proverò a farvi riascoltare il brano che abbiamo ascoltato prima in un'altra tonalità e nella tessitura acuta, dove questo strumento, diciamo, con questo strumento si può fare tranquillamente. Appunto è un'improvvisazione nel vero senso della parola. Grazie al professore Cosimo Ascioti, siamo giunti alla conclusione della puntata di 60 minuti news, trasmesso su Telemia, canale 76 sul digitale terrestre. Ringrazio il professore Carlo Morbile, che è compositore, direttore di corso e pianista, ha compiuto la sua formazione con Bruno Mazzotta e successivamente con Franco Donadoni presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma e all'Accademia Chigiana di Siena. Presso l'Accademia Chigiana ha inoltre frequentato i corsi di informatica musicale e ha composto la musica per il film di Ennio Morricone. Saluto il professor Cosimo Ascioto, docente di strumento musicale presso l'Istituto Comprensivo di Gerace, già trombettista presso il Teatro Opera di Roma e il San Carlo di Napoli. Saluto e vi ringrazio per la vostra partecipazione, grazie ancora a voi, grazie ai telespettatori di Telemia, ringrazio il regista Ilario Chiera per la sua brillante regia, ringrazio il direttore di Telemia Giuseppe Mazzaferro per avermi dato la possibilità di condurre questo programma. Arrivederci, alla prossima. Rimanete sintonizzati sul canale 76 perché proseguiranno altri programmi su questa rete. Questo programma è presentato da La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 9 al 29 aprile tutte le programmazioni regionali trasmetteranno su nuove frequenze. Telemia trasmetterà con maggior copertura in tutto il territorio calabrese e si sposterà sul canale 76 del telecomando, come i nostri canali extra che troverai sui canali 99 e 199. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione, si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni, visita il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.